Grazie Presidente. La scorsa settimana, in sede di audizione presso la Commissione bicamerale per la semplificazione, il ministro Renato Brunetta, rispondendo a una mia domanda, ha chiarito il motivo per il quale nel decreto legge numero 24 del 2022, all'articolo 10, era stata prevista la proroga delle tutele per i lavoratori fragili, che grazie a un emendamento di Fratelli d'Italia era stata prorogata fino al 31 marzo 2022. Tuttavia, tale proroga, fondamentale per la tutela della salute dei lavoratori fragili e con disabilità, in sede di pubblicazione del decreto è stata eliminata. Il ministro Brunetta aveva chiarito che il governo correrà ai ripari con un emendamento. Oggi noi di Fratelli d'Italia, che abbiamo per primi sollevato il problema, possiamo sicuramente dirci parzialmente soddisfatti dopo aver visionato la bozza della proposta avanzata dal ministro che proroga al 30 giugno 2022 le tutele per questi lavoratori. Tuttavia, l'errore commesso dal governo si ripercuote sui più fragili, anche se il ministro ha precisato che l'errore è avvenuto per colpa della Ragioneria Generale dello Stato, che aveva chiesto di eliminare le tutele ai fragili in quanto richiedevano una copertura non prevista da 60 milioni di euro. Il ministro, che sappiamo essere molto sensibile ai temi in oggetto, ha precisato che quelle coperture richieste dalla Ragioneria Generale dello Stato non erano invece in vero necessarie. Dunque, dobbiamo ritenere che per la seconda volta sul tema dei lavoratori fragili la Ragioneria Generale dello Stato abbia dato i numeri a casaccio e il MEF, fidandosi della Ragioneria stessa, ha chiesto l'eliminazione della tutela senza verificare la correttezza della sua pretesa, che si è così rivelato un danno e una beffa per tutti quei lavoratori fragili o con disabilità che sono rimasti senza tutela e sono obbligati a rientrare al lavoro in presenza con tutti i rischi Covid connessi. Ma vi è di più. Dalla recente relazione della Corte dei Conti sulla gestione dei fondi per la disabilità riferiti al periodo pandemico del Covid emerge ancora una volta come le Concludiamo. coperture, sto terminando, delle norme siano approssimative in quanto poi le regioni destinatarie delle somme non li hanno effettivamente assegnati a potenziali beneficiari. Per questo motivo, noi di Fratelli d'Italia chiediamo quindi al Ministro dell'Economia e delle Finanze di venire in quest'Aula a spiegarci come sia possibile che la Ragioneria Generale dello Stato abbia potuto commettere un errore tanto grave. Grazie. Ha chiesto di intervenire il deputato Francesco Du.